I quadri di Caravaggio, così come l'arte figurativa in generale, raccontano delle storie. Credi che si possa definire il cinema come una prima forma, la pittura come una prima forma di cinema? Assolutamente sì, perché un'opera, un dipinto ha già tutte proprio all'inquadratura, ai personaggi, alla luce, alla messa in scena, quindi a tutto ciò che un film ha. È chiaro, il film in più la musica è tridimensionale, ma di per sé è la prima forma veramente di cinema, se ci pensiamo. Caravaggio dipingeva delle Madonne con i volti di prostitute e dei Sì. santi con i volti di mendicanti. La sua fonte di ispirazione era la strada. Secondo te si può definire Caravaggio un pittore neorealista? Caravaggio è tutto. Nel senso che era un grande innovatore e lui incontrava le persone, la gente, le faceva diventare appunto santi, madonne. È riuscito in qualche modo a essere onesto, a tirare veramente fuori l'essenza di quello che incontrava. Molto, secondo me, è veramente molto importante questo, perché essendo un artista libero, riusciva in qualche modo a saper raccontare, ecco, nell'opera. Quindi arriva la forza. Il film di Michele Placido racconta Caravaggio quasi come una rockstar. Secondo te oggi sarebbe ancora considerata una figura di rottura? Di innovazione, certo, sì, non lo so. Per rottura cosa intende, ma credo di grande, è lungimirante, quindi questa è la sua grande caratteristica, quindi innovazione, sensualità, eros, tanti ingredienti sicuramente intorno a lui.